La piccola Sveva si può dire che è la più fortunata tra gli 11 bambini figli di coppie omosessuali che hanno firmato al Comune di Napoli gli atti di nascita con il cognome di entrambi i genitori. La rivoluzione arcobaleno, la piccola, nata lo scorso 4 luglio, ha dovuto aspettarla solo 15 giorni. L'annotazione anagrafica adesso riconosce ufficialmente il suo diritto alla bigenitorialità. È una giornata storica e molto importante per noi come coppia, ma anche per tutto il movimento, ovviamente. Senza il lavoro di tanti prima di noi, di tante persone, di tanti volontari, non sarebbe arrivati a questo. A questo importantissimo obiettivo. Io ho sempre pensato che noi siamo molto più pronti di quanto non lo sia la politica. La gente è pronta e questa è la dimostrazione, l'iniziativa di un sindaco che ci dà oggi la possibilità di avere gli stessi diritti degli altri. Siamo cittadini di serie A. E gli stessi doveri. E gli stessi doveri già li abbiamo da sempre. Finora i piccoli per l'anagrafe italiana avevano soltanto la mamma o solo il papà. Un solo genitore per bambini nati dalla fecondazione eterologa, almeno fino alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli che il 5 luglio scorso ha riconosciuto anche a una madre non biologica lo status di genitore per aver condiviso fin dal primo momento il progetto di maternità. Dopo il caso del piccolo Ruben, nato in Spagna da madri italiane, la cui nascita è stata registrata un anno fa a Napoli, il Comune ha quindi oggi trascritto nei registri dell'anagrafe 11 secondi genitori per altrettanti bambini, che da mesi e addirittura da qualche anno sono figli di due donne o di due uomini. Per noi questa è una giornata veramente molto molto importante. Non che prima ci mancasse qualcosa, però da un punto di vista istituzionale, vedere riconosciuti entrambi i papà come papà di Luca, per noi è importante ed è un bellissimo gesto, soprattutto che viene dato alla gente, alle persone, perché comunque le persone hanno come riferimento le istituzioni. Quindi un grande ringraziamento al sindaco De Magistris, a tutta la sua squadra e a Famiglia Arcobaleno che hanno permesso che ciò avvenisse.